Sono una tostissima terrona, a confessarlo è lei, la siciliana bionda e passionale Eleonora Bagnato, étoile dell'Opera di Parigi, direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma, cavaliere dell'Ordre National du Mérite. A 4 anni già danzava, a 7 era un talento, a 11 esordiva sul piccolo schermo. Poi le tournée, la missione al corpo di ballo, la partecipazione a spettacoli di repertorio classico e contemporaneo. Nel 2013 l'agognata promozione sul palco, Étoile. Mi sono sentita come se mi precipitasse addosso tutta la vita vissuta fino a qui, commenta la stella sulle punte che ama sperimentare cinema, teatro, doppiaggio, TV. E ora l'elegante artista internazionale, che è arrivata lì dove voleva essere, ritorna a Spoleto come protagonista di uno spettacolo di danza dedicato a un'altra divina, Maria Callas. Presente al Festival della Città Umbra anche Adriana Asti, con Memorie di Adriana. L'ozio lo eseguo magnificamente, forse meglio del mio lavoro, ironizza la talentuosa attrice dallo sguardo placido che a riposo non è stata mai. Una carriera, la sua, costellata da applausi, riconoscimenti, premi. In teatro l'eclettica Asti ha interpretato personaggi classici e moderni, diretta dai più grandi maestri, da Strehler a Ronconi e Pinter. Ha ispirato autori e ha recitato in oltre 60 film con i sommi registi del cinema italiano e straniero, Visconti, De Sica, Pasolini, Bertolucci, Buñuel. Del resto, scherza lei, lo spettacolo è entrato presto in casa mia, con le ballerine della Scala frequentate da mio fratello in cerca di flirt. Poi il teatro è venuto a trovare me. Una passione, quella del palcoscenico, vissuta anche da Alessandro Preziosi, che sceglie di omaggiare Van Gogh interpretando L'odore assordante del bianco al Festival di Spoleto. Napoletano, classe 1973, l'attore, laureato in giurisprudenza e attratto dalla musica, frequenta da giovane l'Accademia dei Filodrammatici. Quando superai il provino per il ruolo di Laerte nell'Amleto diretto da Calenda, mi convinsi che questa era la strada giusta per me, rivela. La popolarità arriva con la serie televisiva Elisa di Rivombrosa. Cruciali gli incontri con il cinema di Faenza, Ozpetek, Fratelli Taviani. Attore, regista, docente, direttore artistico. Un cammino avventuroso e coerente quello di Alessandro Preziosi in teatro sul piccolo e grande schermo. Del resto, lui ci aveva avvertito: odio la staticità e chi teme il confronto.